Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano Pavia TV. Tanti temi che affronteremo oggi, a partire dalla politica con le elezioni regionali. C'è l'ok da parte del Movimento 5 Stelle sul candidato a presidente della regione del PD, Maiorino, quindi coalizione appunto tra Movimento 5 Stelle e PD, ma più Europa si sfila. A Pavia invece è stato approvato dal Consiglio Comunale il bilancio per il 2023 e poi, per concludere, anche gli universitari che scendono in campo perché non si sentono rappresentati. Intanto partiamo così. E allora, come dicevo in apertura, partiamo con le regionali, con la politica. Proprio per questo andiamo subito a collegarci in diretta con Benedetta Maffioli da Milano, che sta seguendo, diciamo, la vicenda. Per noi il PD e il Movimento 5 Stelle saranno coalizzati per questa corsa alle regionali per la presidenza di Maiorino, ma il Più Europa si è sfilato da questa coalizione. Per tutti i dettagli, Benedetta. Sì, esatto, Giusy, come dicevi è arrivato l'accordo, dopo l'accordo sul programma è arrivato anche l'accordo sul nome. Infatti sarà Pierfrancesco Maiorino a guidare la coalizione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico in vista delle prossime elezioni regionali. L'accordo è arrivato dopo una telefonata che c'è stata tra l'europarlamentare e il coordinatore del Movimento 5 Stelle della Lombardia, Davide Violi, dopo aver ottenuto naturalmente tutte le garanzie e tutte le rassicurazioni in merito all'inchiesta del Qatargate in cui sono coinvolti diversi parlamentari. Si sfila, come dicevi, dall'alleanza invece Più Europa, che nei prossimi giorni dovrebbe dare l'ufficialità della notizia. Il problema però ora riguarda il loro posizionamento. Infatti, qualora, nel caso in cui appunto Più Europa non dovesse stare con il PD, allora sorgerebbe il problema del loro posizionamento, perché oggi Michele Usuelli ha detto che con la Moratti non ci vuole stare. Michele Usuelli è il consigliere di Più Europa in consiglio regionale. Tra qualche minuto invece inizierà la conferenza dove la consigliera regionale e presidente della commissione antimafia, Monica Forte, annuncerà invece il suo appoggio alla lista Moratti, e sarà proprio la capolista delle donne della lista Moratti presidente. La Forte ha detto: una scelta convinta, quella di Letizia, è un progetto credibile che va oltre le ideologie di destra e di sinistra e si rivolge a tutti, anche a chi è deluso e non riconosce più partiti, in un contesto che non soddisfa l'elettorato lombardo. Quindi queste sono le parole di Monica Forte. Adesso andremo tra poco alla conferenza e vi daremo questa sera notizia di cosa è successo in questa conferenza. Grazie Giusy, ti ridò la linea. Grazie a te Benedetta, ci ricollegheremo tra poco. E rimanendo ovviamente in tema di regione, la Lombardia ha approvato il bilancio per il 2023, 21 miliardi saranno destinati alla sanità. Nessun aumento delle tasse, possibilità di rimodulare gli investimenti nel triennio in base alle necessità dovute dall'incremento dei costi delle materie prime, particolare attenzione alla pianificazione finanziaria con l'obiettivo di sostenere e realizzare pienamente le politiche e gli investimenti strategici regionali per il territorio lombardo, e ancora previsioni di spesa che garantiscono la copertura finanziaria delle priorità individuate, come ad esempio sanità e trasporto pubblico. Sono queste le linee guida che hanno ispirato la manovra di bilancio 2023-2025 approvata nella giornata di martedì 20 dicembre in Consiglio regionale. Questa giunta ha voluto sin dall'inizio puntare sullo sviluppo socio-economico della nostra regione. Da quando abbiamo ereditato il bilancio è stato aumentato di ben 3 miliardi di risorse. Pensate solo, ai fondi comunitari sono aumentati di 1,5 miliardi rispetto ai due che della precedente gestione. Abbiamo aumentato gli investimenti fino a 4,5 miliardi, finanziando opere importantissime come la Piedemontana, la M5 fino a Monza, e tante altre opere indispensabili per la crescita e lo sviluppo economico della Lombardia.
Abbiamo sostenuto i consumi da una parte, le imprese dall'altra, con interventi anche che guardavano al disagio del mondo del lavoro uscito da una crisi difficilissima, e abbiamo rimesso nel mercato del lavoro tantissimi lavoratrici e lavoratori proprio grazie a strumenti anche molto innovativi che ci hanno consentito di mantenere il nostro sistema produttivo competitivo. Il bilancio 2023 della regione prevede spese ed entrate che pareggiano circa 26 miliardi, di questi 20 miliardi e 859 milioni destinati alla sanità. Abbiamo fatto molto anche in campo sanitario, ci sono oltre 2 miliardi di investimenti per quanto riguarda l'infrastrutturazione sanitaria, abbiamo premiato i nostri medici, i nostri infermieri che tanto stanno lavorando e continuano a lavorare per diminuire le liste d'attesa. Dobbiamo fare molto di più, abbiamo chiesto al governo di sostenerci in questa opera per poter rendere ancora più competitivo e ancora più apprezzato il nostro sistema sanitario, insomma tante cose anche in questo bilancio, ma tante cose in tutta la legislatura. Dal bilancio di Regione Lombardia a quello di Pavia, per tutti i dettagli su cui è stato appunto approvato il bilancio per il 2023 per il comune pavese, andiamo a collegarci in diretta con Mario Fortunato. Eh sì, Giusy, qui alle nostre spalle, all'interno di Palazzo Mezzabarba, proprio qui alle nostre spalle, la sala consiliare, dove intorno alle 2 di notte della terza serata di dibattito è stato approvato il bilancio, scusate, di previsione per l'anno 2023, con alcuni dati che vanno sottolineati. Innanzitutto il valore complessivo, che si attesta come sempre intorno ai 90 milioni di euro. Sono stati portati alla discussione 53 emendamenti, di quelli accolti dagli uffici preposti, 20 invece quelli accolti, alcuni anche con capitoli di spesa, sempre ovviamente emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, pochi i margini di manovra, l'avevamo detto anche nei giorni scorsi in sede di presentazione di questa maratona bilancio. Perché? Perché ovviamente il tema dei rincari si fa sentire anche sugli enti locali, l'amministrazione di Pavia non è esente, con un 2 milioni di euro circa, forse anche qualcosa di più. Questo è il peso dei rincari, quindi diciamo che non si può volare molto in alto come con la fantasia, come ci hanno spiegato gli stessi amministratori, e quindi si interverrà con progetti concreti, il decoro, la sistemazione delle strade, ovviamente l'attenzione alla crisi delle famiglie con il fondo anticrisi, mentre sul capitolo degli investimenti i progetti che verranno portati avanti nel prossimo anno, vedremo poi quando si concluderanno, riguardano in particolare le opere a compendio della Necchi, del recupero dell'area dismessa, la riqualificazione dell'ex palestra di Via Porta, qui a 2 passi da Palazzo Mezzabarba, che ormai da anni richiede alcuni lavori di sistemazione, e altrettanto importante, finalmente si partirà anche con l'area degli spettacoli viaggianti nei pressi dello Stadio Fortunati, un'area che verrà destinata alla classica fiera di Pentecoste, quella delle giostre per intenderci, che veniva svolta in Piazzale Europa, ma un'area che sarà destinata a tutti i grandi eventi all'aperto della città. È qualcosa che si attendeva da tempo, lo attendevano i giostrai, ma il settore degli eventi a 360 gradi. Queste a grandi linee i temi della serata. Insolitamente si è concluso con un giorno di anticipo, ricordiamo era stata prevista una quarta serata opzionale. Negli anni passati numerose polemiche, addirittura un anno si arrivò sotto l'amministrazione De Paoli alla discussione portata fino alle 11 di mattina. Questa volta forse anche per i tempi un po' cupi si è riusciti a risolvere tutto alle 2 di notte. Ovviamente torneremo nelle prossime edizioni con ulteriori dettagli da Palazzo Mezzabarba. Per il momento è tutto. Grazie mille Mario, e chiudiamo così appunto questa lunga pagina dedicata alla politica. Passiamo alla cronaca, perché nel quartiere Tessera a Cesano Boscone i residenti di alcune abitazioni lamentano il freddo all'interno delle proprie case. Ad intervenire a sorpresa è stata la Regione Lombardia.
Freddo nelle case del quartiere Tessera di Cesano Boscone e così arriva una visita a sorpresa dell'assessore regionale Alan Rizzi, che trova che le temperature siano nel pieno rispetto normativo nonostante le proteste dell'ultimo mese degli inquilini, che invece vorrebbero un innalzamento delle temperature delle caldaie. Ho ritenuto di fare questo sopralluogo senza preavviso per constatare di persona quanto segnalato dai cittadini, ha detto l'assessore regionale alla casa e all'housing sociale Alan Rizzi. Qualche giorno fa è andato in visita al quartiere Tessera, dove vengono segnalati disagi sulle basse temperature all'interno degli appartamenti di Aler. Il sindaco Simone Negri aveva raccontato le lamentele dei suoi cittadini e inviato ad Aler una missiva in cui chiedeva di aumentare almeno di un grado le temperature degli appartamenti. L'assessore regionale ha verificato con soddisfazione e ha detto: le temperature in diversi appartamenti di vari edifici ho constatato personalmente il pieno rispetto normativo. Resto a disposizione per andare ogni giorno nel quartiere e assicurarmi che quanto registrato sia sempre così. L'assessore ha quindi fatto un sopralluogo alla centrale che gestisce la rete di riscaldamento del quartiere e constatato che tutto è a norma di legge. Quello che lamentano i cittadini e su cui insiste invece il sindaco di Cesano Boscone riguarda però le condizioni delle case, spesso con serramenti troppo vecchi per garantire assenza di dispersioni o con caloriferi che non funzionino in modo adeguato. Gli studenti universitari di Milano non si sentono rappresentati e proprio per questo chiedono a Regione Lombardia una legge sul diritto allo studio. Per tutti i dettagli torniamo a Milano a collegarci con Benedetta Maffiori. Sì, esatto, Giusy. In occasione dell'approvazione del bilancio in Consiglio regionale e in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno nel febbraio del 2023, i ragazzi dell'Unione degli Studenti hanno protestato sotto Palazzo Pirelli per chiedere proprio una nuova legge regionale che dia un diritto, che tuteli di più il diritto allo studio e che dia ascolto alle esigenze degli studenti e soprattutto renda la scuola accessibile a tutti. Tra le richieste che hanno avanzato gli studenti per questa nuova legge regionale ci sono naturalmente la completa gratuità del materiale scolastico, così come quella del trasporto pubblico, e anche un reddito di formazione a sostegno di famiglie e studenti, e infine anche la costituzione di una conferenza regionale proprio sul diritto allo studio, che sia proprio sempre in contatto con gli studenti, quindi un contatto diretto tra studenti e istituzioni. Se la legge è d'accordo, manderei ora in onda il servizio proprio con la manifestazione e poi la linea in studio. Da meno di due mesi in Lombardia si vota per le elezioni regionali. Da tutti i candidati che sono in corsa in questo momento, nessuno ancora è riuscito a portare voce a un concetto molto semplice: diritto allo studio. Il diritto allo studio è quello che hanno chiesto a gran voce i ragazzi dell'Unione degli Studenti della Lombardia, che in occasione dell'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale e in vista delle prossime elezioni hanno organizzato un presidio sotto Palazzo Pirelli per chiedere alle istituzioni una legge regionale che rappresenti gli studenti. Il diritto allo studio in Lombardia è qualcosa che non si vede da più di 5 anni. Il sistema della scuola, attraverso le sue modalità, giustifica l'assegnazione di maggiori fondi alle scuole private di quanti ne vengano date quelle pubbliche. In una regione, in una nazione in cui l'abbandono scolastico è da anni in emergenza, tutto ciò non è più accettabile. Per l'Unione degli Studenti, infatti, il sistema scolastico attuale non copre una serie di garanzie sul diritto allo studio. Quello che vogliono i giovani è invece una scuola che sia veramente accessibile per tutti e in cui non ci siano barriere di alcun tipo, sociali, economiche o culturali, e che l'istruzione sia davvero un diritto. Da qui l'Unione degli Studenti della Lombardia ha avanzato la proposta per una legge regionale sul diritto allo studio che comprenda la completa gratuità del materiale scolastico e del trasporto scolastico, un reddito di formazione a sostegno di studenti e famiglie e una conferenza regionale sul diritto allo studio per poter interloquire direttamente e costantemente con i rappresentanti delle istituzioni, tutti punti che secondo gli studenti non trovano spazio in nessuno dei programmi dei candidati alle prossime elezioni regionali. Che vogliamo la legge regionale sul diritto allo studio e la vogliamo adesso. Quando vogliamo decidere? Ora! Il
2022 sta terminando ed è tempo di bilanci da parte di ATM, l'azienda del trasporto pubblico milanese. Per ATM manca ancora un quarto dei passeggeri, ma assicurano che non ci saranno tagli nelle corse. La mancanza di una buona fetta dei passeggeri pre-Covid è una bolletta mostruosa in arrivo. Il bilancio di fine anno di ATM, l'azienda che gestisce il trasporto meneghino, non può essere uno di quelli su cui sorridere. A certificarlo è stato il direttore generale Arrigo Giana, che però ha voluto mettere la garanzia sullo stato del servizio. Nonostante l'andamento dei passeggeri, per il momento non ci saranno tagli delle corse. Siamo ancora a un meno 25%. Meno 25% che sta risalendo lentamente, ma quello che noi ipotizziamo, ecco qua, confermiamo quello che ipotizzavamo già qualche mese fa, è che alla fine si è cambiato proprio l'atteggiamento nei confronti della mobilità, lo smart working, quindi è l'aspetto più evidente, e quindi un 15% fisiologico perlomeno nel giro dei prossimi 4-5 anni ci sarà. Non stiamo pianificando dei tagli delle corse, è chiaro che il volume complessivo dell'offerta dipende dall'andamento della domanda e dipende chiaramente dalla sostenibilità economica dei posti. La mancanza di utenti e dunque il calo di introiti da biglietti non sono però l'unica preoccupazione per i forzieri della società, perché la bolletta energetica del prossimo anno promette di essere una di quelle da ricordare, e non certo nel bene. Noi abbiamo di fatto una quadruplicazione del costo dell'energia elettrica. L'energia elettrica passa, per darvi un ordine di misure, da 45 milioni di euro, che è la cifra che pagheremo quest'anno perché avevamo ancora i contratti vecchi fatti nel 21, a 170 milioni di euro per la stessa quantità di energia elettrica. Quindi capite che è un incremento incredibile che l'azienda non riesce a gestire. Questo è uno dei problemi che abbiamo, uno dei problemi che ha il settore. Ci auguriamo che ci sia un intervento anche non soltanto a livello locale, ma che il tema venga affrontato anche a livello nazionale. In tema trasporti, Autoguidovia ha annunciato il potenziamento delle linee notturne per gli autobus. A Pavia Autoguidovia ha deciso di modificare il percorso del servizio notturno del bus Morpheus, quello dedicato agli studenti, per garantire fermate anche in centro. Una novità decisa dopo un confronto con le istituzioni e a seguito della grande adesione da parte degli stessi ragazzi. Con l'università abbiamo valutato questa idea di poterla portare dentro il centro, quindi nella zona della Movida, proprio per dare ancora più slancio, più vigore, più servizio ai ragazzi che si vogliono spostare e che possono farlo in totale sicurezza. Ecco. Morpheus è attivo ogni mercoledì, venerdì e sabato, le serate della Movida, ma per chi viaggia dopo le 20 anche negli altri giorni della settimana è a disposizione il servizio a chiamata Noctibus. Sì, sì, esatto, il servizio Noctibus continuerà ad esserci, è un servizio notturno, è un servizio a chiamata, quindi chiunque può chiamare o utilizzare comunque l'applicazione per prenotare la fermata di salita e la fermata di discesa all'interno del comune di Pavia. Quindi anche qui un servizio dedicato appunto a tutta l'utenza, indifferenziata, proprio per potersi spostare di notte in totale serenità. Fino al 24 dicembre a Pavia sarà possibile inoltre viaggiare gratis sui mezzi di autoguidovie, un servizio concordato con l'amministrazione comunale così da incentivare lo shopping natalizio e permettere anche di diminuire il traffico sulle strade della città. Queste giornate qui sono ben quattro, definite con il comune di Pavia, proprio per dare spazio a tutti di potersi muovere, di poter andare a fare gli ultimi regali, gli ultimi acquisti, recarsi in centro, vedere gli allestimenti del Natale, in maniera completamente gratuita. Quindi all'interno del comune di Pavia potranno spostarsi tutti in maniera completamente gratuita. L'obiettivo di Autoguidovie è avere sempre un rapporto buonissimo con le istituzioni, quindi trovare delle soluzioni in concerto con le istituzioni, come è il caso del Morpheus, concertato con comune e università, piuttosto che la gratuità dei servizi adesso sotto Natale con il comune di Pavia. Quindi sempre un concerto, insomma, con gli enti locali, e sempre con l'obiettivo di dare un servizio sempre migliore al cliente, che è quello che ci deve sempre guidare. Prendono corpo le celebrazioni della traslazione delle reliquie di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia, ma per tutti i dettagli Mario Fortunato in collegamento da Pavia.
Sì, Giussi, era stato terreno di scontro, visto che parlavamo del bilancio di previsione del 2023, il tema delle celebrazioni del 13° centenario della traslazione delle reliquie sul finire del 2022 con l'ultima variazione di bilancio. Ricorderete 150.000 euro previsti inizialmente per le celebrazioni e poi dirottati dopo una dura presa di posizione di alcuni consiglieri comunali di maggioranza alla creazione di un fondo anticrisi per le famiglie pavesi. Nonostante tutte queste polemiche, le celebrazioni si faranno ovviamente da aprile a novembre, il costo si aggirerà intorno ai 250.000 euro in totale. Inizialmente si prevedeva una mostra classica con l'arrivo di opere dipinti da altre istituzioni culturali, però anche in questo caso i costi hanno fatto pensare ad un'altra soluzione. Con il trasferimento dei dipinti si partiva infatti da una base di circa 300.000 euro, mentre a bilancio per il momento ve ne sono soltanto 200.000, quindi si opterà per una mostra principalmente multimediale all'interno del Castello Visconteo, della Sala Rivellino, con touchscreen, QR code, insomma, con tutti gli strumenti moderni che permetteranno, seppur a distanza, di godere di queste opere. Ovviamente serviranno ulteriori risorse economiche e non a caso, sempre a livello politico, recentemente il consigliere comunale della Lega, Tilocca, aveva proposto e fatto approvare un ordine del giorno che impegnava l'amministrazione comunale a ritrovare, a ricercare nuove risorse aggiuntive per andare a rimpinguare le casse del settore cultura e soprattutto questa importante celebrazione che attende tutta la città di Pavia. Dicevamo proiezioni, touchscreen, animazioni, pannelli digitali e la proposizione di contenuti anch'essi digitali. Queste sono le linee guida. Ovviamente per ulteriori dettagli vi rimando alle prossime edizioni del telegiornale. A te la linea. Grazie mille Mario. A Pavia invece una mostra sulla storia di Vittorio Necchi a Palazzo Broletto. Vediamo. Rimarrà aperta fino al 30 aprile la mostra dedicata a Vittorio Necchi all'interno delle sale del Broletto di Pavia. Un'esposizione che vuole raccontare una delle più avvincenti storie industriali del Novecento, attraverso le storiche macchine da cucire, ma anche con foto, documenti e oggetti inediti, di proprietà esclusiva dell'Associazione Necchi Pavia Italia. Anche l'artista pavese Iuco ha fornito diverso materiale, compresi alcuni prototipi prodotti dalla Necchi. Allora, questa mostra è stata dedicata appunto alla figura di Vittorio Necchi e a tutto il suo mondo, e il suo mondo era Pavia. Ci sono 5 aree tematiche che sviluppano tutto quello che è stata la storia dell'azienda, quindi partiamo proprio dall'Ottocento, ancora da quando era una piccola fonderia, per poi arrivare ai grandi successi del Novecento. Ci sono appunto, non potevano mancare le macchine per cucire, c'è la prima che è praticamente degli anni 20, e poi arriviamo a macchine già degli anni, insomma, agli anni 80, quando le macchine ormai erano addirittura computerizzate, quindi l'evoluzione dalla meccanica all'elettronica. Tutti i documenti esposti sono assolutamente originali e provengono dal mio archivio. Ci sono documenti che vanno dall'Ottocento appunto fino alla fine del Novecento. Cose curiose, ho portato qua dei registri azionari originali, che sono molto belli anche a livello di rilegatura, ma soprattutto contengono la firma autografa di Vittorio Necchi. Poi ci sono un biglietto originale degli anni 80 del Necchi Pavia Basket, altra cosa, il basket che sta nel cuore dei pavesi, e poi bozzetti, fatture e oggetti curiosi che pochi conoscono della Necchi, tipo un vibromassaggiatore, un ferro da stiro, una fila coltelli. Nelle prossime settimane saranno realizzate visite guidate e visite teatralizzate. Queste ultime accompagneranno i turisti attraverso i luoghi della città legati alla vita di Vittorio Necchi, dalla prima fonderia alla villa dove abitava, per poi arrivare alla mostra in Broletto. L'obiettivo dell'amministrazione comunale però è quello di coinvolgere anche i ragazzi delle scuole.
una mostra museo che terremo fino al 30 di aprile, ma probabilmente sarà anche prorogata, e che coinvolgerà le scuole per quanto riguarda appunto la cultura d'impresa, di cui Pavia è appena stata insignita del titolo per il 2023 di capitale appunto della cultura d'impresa. Mi sento veramente contenta e orgogliosa per questo progetto, un progetto che vede la collaborazione di Assolombarda, di Supernova, di Camera di Commercio e ovviamente di Necchi Pavia, dell'associazione Necchi Pavia. Quindi un insieme appunto di forze per dare appunto slancio ancora una volta di più alla nostra città, al turismo e poi di conseguenza al commercio. E con questo è tutto, io vi lascio alle previsioni del meteo e vi do appuntamento questa sera dalle 19 in poi con le edizioni serali dei nostri TG. Buona giornata.